Si è svolta questa mattina presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza dell'assessore al lavoro e alle attività produttive Enrico Panini, di sindacati ed associazioni di categoria, la conferenza stampa di presentazione del bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese, finalizzate al sostegno di progetti imprenditoriali, ai sensi della legge 266/97 e dell'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive del 14 settembre 2004. Il bando si pone l'obiettivo di sostenere il sistema delle piccole e micro imprese nei settori del commercio, dell'artigianato e del turismo, agevolando la costituzione di reti d'impresa sul territorio cittadino. Ai nostri microfoni l'assessore Panini ed il presidente di Confartigianato Napoli, Enrico Inferrera. Bando importante, due eventi importanti su Napoli, nel senso che quasi 6 milioni di euro a sostegno delle reti di impresa, dei borghi e delle aziende che intendono ristrutturare, ed è la notizia di oggi, e nei prossimi giorni partirà il bando per la zona franca urbana, quella che è stata individuata alcuni anni fa a Napoli Est. Insomma, in pochi giorni si concentrano due fatti rilevanti per questa città sul terreno del lavoro, dell'occupazione e della qualità della produzione. Una situazione molto, molto, molto difficile per le nostre aziende, che stiamo faticando a tenerle in piedi, a mantenere le sale cinesche aperte, così come diciamo spesso. Questo bando arriva forse un po' in ritardo, speriamo di poterlo utilizzare nel miglior modo possibile. 18 abbiamo una manifestazione a Roma, purtroppo. La critica forte nei confronti del governo da parte nostra è sempre più incisiva, mi pare che non si facciano le cose che si debbano fare e si sta assistendo a questo depauperamento di questo grande patrimonio della piccola impresa, del mondo dell'artigianato che vuole con tutte le forze possibili manifestare la sua protesta. Napoli in particolare è particolarmente, le ragioni le sappiamo tutte, è particolarmente colpita da tutte queste vicende, anche perché esiste un'economia sommersa forte, esiste criminalità organizzata e quindi ovviamente non c'è l'humus fondamentale per le imprese per poter nascere, per poter realizzare quello che vogliono realizzare, ma soprattutto per i giovani. Noi siamo preoccupati per i giovani perché non c'è assolutamente nessuno spazio per loro. Speriamo che questa iniziativa di stamattina, questi interventi di stamattina possano essere veloci perché ormai abbiamo poco tempo. È un grido d'allarme, abbiamo poco tempo per salvare le nostre imprese.